Senta, durante questo concorso o dopo il concorso, lei ha avuto modo di conoscere quella che poi sarebbe diventata nota come Ruby, ovvero Karima El Marug? Io ho visto, o credo di dover ricordare di averla vista, ma molto molto vagamente, lì, e di non averla mai più rivista, né mai più avuto con lei neanche un contatto telefonico, fino a quando non l'ho rivista ad una delle cene ad Arcore, mai più. E questo che credo che, nonostante il tempo passato, oramai sia un po' nella realtà, mi auguro, delle tante intercettazioni e dell'inchiesta che mi porta. Posso dire una cosa? Posso dire, scusi. Certo, può rispondere compiutamente come ritiene. Ecco, no, è una cosa che io mi ripromettevo, chiedo scusa alla Corte. È una breve riflessione che va fatta, perché alla mia età... Riflessioni, per la verità, no, nel senso che se vuole riferire fatti va benissimo, ma riflessioni interessano meno. Allora non le Prego, faccio. Prego, avvocato Ghedini. Non le faccio. Quando sarà il caso lei mi autorizzerà. Grazie. Senta, ma durante il concorso è stato fatto un video che è acquisito agli atti del processo. Ecco, lei ricorda di aver riferito durante quel concorso di aver conosciuto una ragazza di origine egiziana, minorenne? A chi si riferiva? Ricorda questo particolare? Ho rivisto all'epoca o durante l'inchiesta, forse attraverso i miei avvocati, questo video. Io ho parlato addirittura, credo di aver fatto cenno ad una ragazza tredicenne, ma non mi riferivo a nessuno in particolare. Il riferimento che poteva collegarsi a questa Ruby, che io ho proposto con particolare attenzione, e qui c'è la riflessione, me la consenta Presidente, perché fa parte della cronaca, perché mi pare che abbia detto: io da grande voglio fare il carabiniere. Mi permetto di dire che, essendo io figlio di un vice brigadiere dei carabinieri in medaglia di bronzo al valor militare, ho ritenuto che quel riferimento fosse bello, simpatico, di fronte ad una situazione che certamente non prevede, nel sogno delle ragazze, di tante sì, di poche no, di fare altre cose. Quindi ecco, quello è un riferimento, ma che io non posso collegare in nessun modo all'immagine di questa ragazza, che non ricordo assolutamente, tant'è, se non so se fa parte della prossima domanda, però me la faccio da solo. Io l'ho rivista unicamente ad Arcore, posso memorizzare certo la data, il 14 febbraio, mai vista, mai più sentita, mai più avuto nessun tipo di rapporti con questa persona. E questa persona, forse anticipo la domanda, non è certamente venuta ad Arcore con me. Sì, magari direttore, su questo poi torneremo poi, ma quando lei ha detto, sempre in quel video che è agli atti, che avrebbe in qualche modo aiutato questa ragazza, che cosa consisteva questo aiuto, e se poi in qualche modo durante la cena, nel dopo cena, lei ha avuto modo di avere un qualche contatto con uno scambio di numeri di telefono? No, nessuno scambio di numeri di telefono, nessun contatto particolare. Ricordo di avere parlato forse qualche minuto con una persona che poi pensavo di localizzare in Ruby, ma l'ho presa e mi ha detto: no, guardi, lei si sbaglia, lei parlava con un'altra ragazza. Quello che è apparso, o attraverso le intercettazioni o che cosa, del mio riferimento alla ragazza, cioè che nel salutare la gente che era lì, nel ringraziare per il premio eccetera, io ho detto: ci sono casi umani che meritano certamente rispetto, come quello di una ragazza il cui sogno è quello di, su un giornale si è interrotto lì, puntini puntini, conoscere Lele Mora. Ma l'ha scritto il giornale, anzi precisamente Repubblica. Io non ho mai detto che il sogno di questa ragazza poteva essere conoscere Lele Mora. È stato attribuito a me, ma questo non fa parte dell'inchiesta, presumo, spero, ma invece di un
disattenzione di un collega molto zelante. Io non ho mai detto niente di tutto, ho mai segnalato questa persona. Mi fermo. Sì, sì, no, direttore, nel senso che non fa parte del processo, questa, le interviste, il Presidente più volte ci ha richiamati a non andare su questioni di tipo giornalistico. Allora, no, anche perché non fa altro che confonderci tutti, perché sovrappone notizie che sembra lei abbia letto sui giornali a quello che l'ho sono detto, suoi, l'ho letto sui giornali, i suoi ricordi, sì, dopodiché ci confonde, cerchiamo di limitarci a quello che lei ricorda essere accaduto. Chiedo i scusa. Fatti. Ecco, no, scusi direttore, allora per cercare di terminare questa parte del concorso, il concorso è stato a settembre, poi lei ha già anticipato di aver rivisto in quel di Arcore nel febbraio dell'anno successivo la ragazza. Intanto tra settembre e febbraio, Karima El Marug l'ha cercata in redazione sul suo cellulare tramite terze persone per avere dei contatti con lei? Cioè lei dice prima di averla incontrata? Febbraio, sì. Mai? Mai. Mai. Quindi lei fino al 14 febbraio non l'ha mai più rivista. Posso aggiungere che anche quando l'ho vista o non fa parte, non voglio fare confusione, ma quando io l'ho rivista ad Arcore non sapevo chi fosse, tant'è che ho chiesto ma chi è questa, chi l'ha invitata, e lei si è avvicinata e mi ha detto lei non si ricorda di me, no, chi sei? Io sono quella ragazza egiziana che lei eccetera eccetera, ah, basta. Che lei? Finisca? Io come? Sono quella ragazza egiziana che lei... Che quella ragazza egiziana che faceva parte del concorso dove lei aveva partecipato come presidente della giuria, cioè assolutamente no, questo è un ricordo ben preciso, io non la ricordavo affatto perché non lo potevo ricordare, è impossibile, ed è lei che quando l'ho vista ad Arcore si avvicina, io ho chiesto a qualcuno ma chi è questa, questo qualcuno non sapeva, lei si è avvicinata, mi ha detto non si ricorda di me, no, chi sei? Io sono una delle ragazze, sa, quella ragazza egiziana che ha partecipato alla festa, quello che sia, al concorso Un Volto per il Cinema. Questo è rigorosamente la verità. E lei a quel punto se la ricordò? Come? E a lei a quel punto se la ricordò o no? No. 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 C'erano 60 ragazze, 60 cioè, ragazze, ne ho incontrate tante. Lei, lei non la collegò in alcun modo. Ebbe modo di sapere quella serata, poi vedremo le serate, chi l'aveva accompagnata in quel di Arcore? Quella sera, quando io ho poi nuovamente ripetuto la domanda, ma questa... Ma non voglio dare un giudizio, vabbè, comunque, ma questa che ritenevo... Quali che sentiamo male? Ma questa ragazza che io ritenevo inadeguata fisicamente, no, insomma, non so come dire, non uso il termine, lasciamo perdere, allora mi è stato detto, è arrivata con l'Elemora, l'ha accompagnata l'Elemora, è arrivata con l'Elemora. Ecco, lei chiese qualche cosa all'Elemora su questo, cioè gli disse ma come mai l'ha accompagnata, chi è, ne parlò con l'Elemora, no? Sì, forse dopo sì, perché avevo espresso un giudizio negativo sulla persona fisicamente, però mi ha detto è una brava danzatrice, una che fa la brava, che fa la danza del ventre, basta. E ebbe modo di parlare con l'Elemora dell'età della ragazza? Cioè le disse, ma questa ragazza quanti anni ha? No, non mi sembrava il caso di parlare dell'età. L'età della ragazza, ho avuto occasione di parlarne poi, tempo dopo, ma non posso collocare la data. Ma dopo il 27 maggio, cioè dopo l'arresto? L'arresto di chi? Dopo il fermo della ragazza, cioè dopo la vicenda... Sì, credo dopo. Una sera da Giannino, al ristorante Giannino, c'era un signore che fa, come si chiama, un agente, ma insomma si chiamano agenti questi che gestiscono spettacolo, VIP, eccetera. Si chiama Tony Toscano, credo che sia legato. Si chiama Tony Toscano, colpa mia stavolta. Tony Toscano. E parlando di questa ragazza, che era già in atto, diciamo così, lo scandalo, come lo vogliamo chiamare, mi ha detto, ah, ma pensa che a Milano è arrivata per prima da me.
Ah sì? Sì, ha fatto un casting e perché non l'hai presa? Ma non mi convinceva, mi ha detto di essere una ragazza egiziana, però non mi convinceva il fatto che quando gli ho chiesto i documenti aveva, questo è un signore che esiste, io l'ho indicato, non ne ho avuto più notizia, dice perché sul documento che ha presentato c'era la data di nascita come graffiata, si chiama Tony Toscano, io credo di averlo detto in tutte le forse ai miei avvocati l'ho specificato perfettamente. E questo signore che si chiama Tony Toscano, e poi, se no, poi l'ho mandata ad Elena Mora. Il percorso dunque era, se ho ben capito, Genova, Milano, Tony Toscano, l'Elemora Arcore. Perché io invece Tony Toscano è un nome che sento oggi per la prima volta, è di Milano? Tony Toscano è non fra i più fortunati che fanno, io lo chiamavo, scusate il termine, l'Elemora dei poveri, vale a dire uno che aveva dei suoi clienti, si possono chiamare così, e faceva il casting, non è che partecipava ai casting, so che mi ha raccontato questa storia qua, che io poi ho messo a verbale da qualche parte oppure ho indicato ai miei avvocati. Quindi scusi, prego. Lei sa che la ragazza è minorenne successivamente alle vicende del maggio, cioè a quando poi... No, lui mi ha detto che non l'aveva presa. Sì, ho capito, perché era rimasto incerto la data di nascita. Quando invece viene a sapere che la ragazza è minorenne, era minorenne? Beh, dopo che è successo tutto quello che è successo, io non ho mai saputo. Cioè, non era una persona che mi interessava da nessun punto di vista da poter approfondire. Scusi, durante le serate di Arcore lei non aveva contezza che fosse minorenne? Io ad Arcore non è che facevo un'indagine per sapere tu quanti anni hai, eccetera. Di lei poi non mi interessavo assolutamente, per una ragione che credo sia poi nelle intercettazioni, perché la trovavo inadeguata, anche quando si racconta, ho letto i particolari eccetera, credo che mi sia consentito, Presidente, di fare questo riferimento. Questa ragazza l'ho vista ballare la danza del ventre vestitissima, e devo dire in maniera non gradevole, perché aveva la gomma americana e faceva le bollicine, non mi pareva una cosa elegante. È una persona che non mi ha mai interessato da nessun punto di vista, purtroppo, non dico purtroppo, io ho espresso questi giudizi e sono stati argomento di intercettazione, tant'è che quando lei mi ha visto una seconda volta forse ha detto: ma che modo villano che lei ha avuto di giudicarmi, basta, e lì finisce. Vuol che le dica poi... No, che chiariamo questo punto, perché sennò poi ci si affastellano le cose. No, lei l'ha vista successivamente all'uscita delle intercettazioni? Io l'ho visto credo due volte complessivamente ad Arcore, ma non voglio sbagliare. E una volta l'ho incrociata al ristorante Ibiza di Milano, dove io ero a cena con dei miei amici e lei era a un tavolo vicino, si è alzata e mi ha salutato, e io ancora una volta, sarà l'anagrafe, ho detto: ma tu chi sei, ma come non si ricorda di me? Ed è stata la seconda o la terza volta in cui ha detto io l'avevo non più memorizzata da nessun punto di vista, certamente non dell'età, perché... Direttore, ma quindi questo avviene dopo il deposito delle intercettazioni, tanto che la ragazza le contesta i suoi giudizi, questo è... Sì, per capire questo, voi, quale perché... incontro al ristorante? Sì, quindi sì, è successivo. Sì, dopo che... Sì, sì, certo, assolutamente. Benissimo, no, perché... Non quando, ma dopo. Va bene. Quindi, scusi, per concludere sulla minore età, lei la minore età, quando la incontra ad Arcore, la conosce o non la conosce? Avvocato, con tutto il rispetto, ho già risposto tre volte, ho detto no. No, io non ho mai saputo l'età di questa ragazza, la potevo giudicare come altre l'hanno giudicata a vista, che certamente non sembrava una minorenne. Va bene. Questo senso negativo era correlato a un dato estetico? Avvocato, l'ho già detto. Sì, ma se ci spiega la ragione, però, perché lei ci ha detto... Ma l'ha spiegato, però. Ma io l'ho perché spiegato. Perché l'ha visto, si è esibita, allora, non ha pensato. Non mi va di dire delle frasi scorrette, anche se si possono non essere assoluto. Io l'ho trovata brutta. Purtroppo nell'intercessione ho detto... No, non lo posso dire.
Va bene. No, non mi sento di dire che ho detto di una ragazza che aveva cattivo odore. Ho detto chi è? È brutta, ha cattivo odore, e quando ballava facendo bollicine. Credo che chiunque persona che si trova a vedere una persona che balla in quelle condizioni possa provare un minimo di, non so, di fastidio visivo.